Ricordo che una delle priorità della Commissione è proseguire gli approfondimenti su tre aspetti, di cui appunto l'articolo 3,1 della nostra lettera di legge istitutiva, e cioè verificare i provvedimenti emessi dai tribunali dei minorenni, verificare le modalità operative dei servizi sociali di primo e secondo livello e il loro ruolo nel processo, verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni. Ma il risultato è stato assolutamente rasserenante, nel senso che i numeri dei minori allontanati addirittura sono risultati inferiori a quelli del rapporto CRC a cui facevo riferimento. In base a quel rapporto, la percentuale italiana di allontanamento dalla famiglia è dell'1,4 per mille, mentre i numeri francesi sono il 10,4 per mille, i tedeschi 10,5 per mille, gli inglesi 6,1 per mille e gli spagnoli 4,4 per mille. Quindi questa magistratura minorile italiana che strappa i bambini dalle loro case non esiste. Non saremmo riusciti a produrre tanto quanto abbiamo prodotto. Abbiamo prodotto in 2 anni 7.535 provvedimenti depotestati. Ovviamente la famiglia d'origine non è che, nella famiglia allargata intendo dire, quindi i nonni, gli zii, non è che per definizione siano idonei. Ecco, molto spesso a fronte di genitori molto maltrattanti, molto, molto carenti, ci sono dei nonni analoghi. Altro sicuro momento che viene rispettato abitualmente è quello di allontanare il genitore maltrattante. Questa è una cosa forse più recente, perché nei tempi passati si allontanava il bambino con la mamma vittima di maltrattamento. Ultimamente invece è diventata nostra abitudine quella di disporre l'allontanamento, il divieto di avvicinamento del genitore maltrattante, lasciando al bambino o alla mamma, come è giusto che sia, l'utilizzo della casa.